Siamo qui infatti in una fase interlocutoria, in questo momento ho lasciato da soli i sindacati con le aziende e con Confindustria per tentare di trovare, diciamo, un punto di sintesi che accontenti gli uni e gli altri. Diciamo che la trattativa si presenta abbastanza complessa perché in questo momento c'è una divergenza tra le modalità di assunzione fra tempo determinato e tempo indeterminato e per quanto riguarda il contingente che risulterebbe in questo momento assorbito non integralmente, in quanto due o tre unità rimarrebbero escluse al momento da qualunque collocazione. Però confido sul fatto che queste ulteriori, diciamo, ore di trattativa possano portare a una definizione positiva per tutti. Beh, io non è che sia il messia arrivato con le nuove idee che può cambiare, diciamo, un andamento che mi sembra in linea di massima deficitario. C'è da una parte l'aspettativa ovviamente di ogni singolo lavoratore a vedere confermata la propria opportunità di lavoro, dall'altra c'è un'obiettiva riduzione delle commesse che lascia presagire ovviamente invece un periodo, insomma, di nuvole grigie, per non dire nuvole nere. Però credo che ci sia la buona volontà un po' di tutti per cercare di, nel solco anche di una tradizione, mi dicono, brindisina, diciamo, di relazioni industriali costruttive che ha cercato, sempre di fronteggiare situazioni di emergenza. E quindi, è con questo auspicio, ecco, che io mi sono rivolto alle organizzazioni sindacali da una parte, ma anche alla parte datoriale per capire se è possibile ancora una volta trovare una soluzione positiva.